Buongiorno. E buongiorno, patata. Ne sei un cane bello tu. Buona domenica, patata. Sei pronta un giorno intero tutto con me? Allora, facciamoci due conti. Io prendo il cappotto e tu fai cacca e pipì giù, nel giro di pochissimi minuti. Sei pronta? Dai, andiamo. Andiamo? Usciamo? Andiamo? Posso dare un po' fastidio qua? Qua? Con questa luce dietro che mi fa quasi santa, iniziamo la giornata. E niente, io ho fatto la mia super colazione, Sayuri è qua, mi sono completamente impallata su Instagram, Facebook, 9:40, è passata un'ora, passata così, non ci posso credere. Ma sapete che c'è? Allora, durante la settimana, cioè, fai colazione e scappi, non è che puoi stare lì più di tanto a giocherellare con il cellulare sui social, quindi fai colazione e scappi. E poi durante il weekend dici, beh, vabbè, mo mi ci metto con un po' più di calma e ci passi la mattinata, ma oddio, la mattinata magari no, però. Marianna mi ha scritto. È sparito il commento. Sei irrequieta questa mattina, Pisola? Oh, patata, lei è irrequieta, irrequieta. Allora, ultimi istanti in cui mi vedete struccata, perché oggi il mio colorito varia dal verde infarto a sto violaceo. L'obiettivo del giorno è fare la pasta al forno per Flavio. Gliel'ho promessa, la devo fare. Portare l'amore mio al parco, fare un lavoro con i giornali che volevo fare. Dovrei mettermi al computer per fare delle cose di lavoro vero. Sì, lo vorrei fare oggi così domani non ci devo pensare. Da una sistemata a casa. Già che ci sto, mi do pure una pettinata, eh. A dopo. Quasi commovente, direi. Allora, abbiamo solo il 4% di batteria. E abbiamo anche un antifurto con un È un antifurto sottofondo. che suona, cioè questo condominio. Vabbè. Allora, stavamo guardando su Sky Rocky. Sono 3 giorni che te vai avanti e ti sei sparato un po' di Rocky così. Sky Cinema Rocky. Sky Cinema Fanno solo Rocky. Rocky. Fanno solo Rocky. E c'è tanta storia, c'è tanta roba dietro a Rocky. Che tu ignoravi? Completamente nella mia Ma abissale tu ignoranza. perché, guarda, tu perché dai troppe cose per scontato. Probabilmente. Quando uno pensa a Rocky, dice, ah vabbè, Stallone, il pugilato, bla bla bla, le cazzate, quello che. Rocky, cioè, è un cult movie con la C maiuscola. Mo' no, hai sentito tutta la storia, quello che c'è dietro. Tanta gente lo sa, ma Rocky ha vinto Oscar come miglior film. Non è che ha vinto il premio Battendo. Taxi Driver, tutti gli uomini del presidente, Esatto. cioè, stai a capire. Tanta gente lo ignora, poi credo che
Il secondo Rocky credo che vinse anche l'Oscar come miglior colonna sonora scritta da un tipo che si chiama Bill Conti, che scansati ai livelli di Morricone, sta gente qua ha fatto delle colonne sonore da paura, è Te ne eccezionale. ricordi altre? Di Bill Conti? Ha fatto Driving the Country, che è una canzone stupenda di un film di 007, uno degli inseguimenti più divertenti di 007, quando in Solo per i tuoi occhi lui scappa con Jacqueline Bouquet, mi pare, la protagonista, scappa per le campagne, mi pare, greche, con Adian che viene inseguito da tutti i cattivi. E su quell'inseguimento c'è una colonna sonora che è la fine del mondo, è meravigliosa, è E come si stupenda. chiama quel Conte? Billy Conti. Bill Conti. Bill Conti. E su Ignaro. Rocky hanno inventato la Steadicam. L'attrezzo per ammortizzare, l'hanno La inventata ripresa in per la movimento ripresa in movimento ammortizzata. di quando lui corre e fa La famosa scena della la scalinata quando lui per arriva. riprenderla tutta insieme è stata per Inventata. quell'occasione inventata quella che poi noi oggi conosciamo come la. Steadicam. Esattamente. Ma io Capisci? non sapevo neanche che Sylvester Stallone avesse in realtà iniziato nel cinema come scenografo. No. No. Come Sceneggiatore. sceneggiatore! Volevo dire sceneggiatore, ho sbagliato io il termine. Ma Sylvester Stallone, oltre che sceneggiatore, è anche regista. Quello lo so. È regista di Stand Alive. Stand Alive. Cioè, con John Travolta, capisci? Quello me lo ricordo, sì. Dove fa anche una comparsa quando lui dice: "Dove vai? Vado a conquistare il mondo." O è l'inizio o è la fine, non mi ricordo. Comunque lui cammina per la strada spavaldo, si dà una spallata con uno, questo si gira, lo guarda ed è Sylvester Stallone. Me l'avevi fatto notare, questo me lo ricordo. Cioè, ora che lo dici me lo ricordo. Quindi quando uno parla di Rocky, pulirsi la bocca prima di parlare di Rocky, poi lasciando stare Rocky 4, Rocky 5, tutte quelle lì che poi lì. Però Com'era la mia pasta al forno? era buona, ma vado a finire. Ci tenevo prima che si spenge il cellulare a dire che la mia pasta al forno È era buono. buona. Sì, però a pranzo, in estrema sintesi, Sei cretina, sei! Ci i muori! misteri di Sayuri. Ma non misteri, le cazzate di Sayuri, guardate. Guardate. Si vede? Sì, beh, un po' si vede. Aspetta che metto a fuoco. Ecco, sì, adesso sì. Ok, spiega. Sayuri oggi pomeriggio ha vomitato sul divano diverse volte ed era tutta schiuma e questi pezzetti piccolini che sembravano tipo lenticchie bianche non erano lenticchie bianche, erano pezzi di sapone. E noi È cretino stasera abbiamo sto. fatto anche stare a digiuno perché aveva vomitato. Cosa? L'abbiamo fatto stare a digiuno perché aveva vomitato, E lei stava stasera male. non ha cenato perché ha vomitato oggi pomeriggio? Ha detto ah, starà male, non facciamola mangiare. Ma non mi guardare così! Il sorcio è proprio scemo. Ma come mi guardi, scusa? Ma Si è seduto. no! Ma no, amore, no! Patata, no, il sapone! Vabbè, abbiamo capito che non sta male. Abbiamo capito che il cane non sta Ma che è male. solo scemo, quello già lo sapevamo, Si è fovuta vero? pure la bocca. Eh sì. Amore, Il Isola, il sapone! sapone. Ma no! Ma perché? Ma il sapone, Ma sì, perché lo amore sente buono, mio! quindi. Ma cosa senti, boh? Hai anche pianto, guarda! C'hai ancora le lacrime attaccate agli occhi! No! No! Vuole No, ancora. Dai, amore, no! Vomiti! mo gli diamo Ma qualcosa, non va. sai la schiuma che faceva! No, non mi guardare così! No, amore, no. Va bene, basta mortificare Sayuri. Leggi sto sapone e fammela coccolare. Oh, patata della casa, lei che si mangia il sapone. Cretina. Che io poi del vomito mi schifo Beh, proprio. sì, anch'io Io mi molto. schifo da morire. Madonna, vieni qua, vieni. Bassotto combina guai. No, c'ho tutto il culo freddo. Bassotto combina guai col culo freddo. Fai ciao. Saluta gli amici tuoi. Io faccio un sacco di casini a casa.
Ciao, io sono il cane che combina i casini. Io adesso mi chiodo, così questo tizio se lo toglie. Dietro c'ho il classico ometto che non riesce a star buono col piedino sul pedale. Mamma mia! Il che mi farà fare un quarto d'ora di ritardo. Sappiate che non me lo ricordo.